Siamo a Parliamone. Ciao da Paolo Sinibaldi. Siamo a Parliamone, Parliamone Social. Una stagione che anche per noi di La TV Lab è stata assolutamente diversa dalle altre, con un finale drastico, inatteso. Ma non è un finale perché noi abbiamo deciso di continuare a trasmettere, di continuare a trasmettere in maniera light, in maniera social, in un momento drammatico. Quindi c'è davvero poco da sorridere. Saremo light, saremo brevi, con dei contributi. La trasmissione che ha una cadenza quando sarà, sarà, potrebbe diventare anche quotidiana oppure settimanale. Avrà una scaletta di questo tipo con un contributo esterno, oggi prestigioso perché è con noi uno scienziato, Antonella Santuccione. Poi ci sarà una seconda parte con la rassegna stampa, la nostra rassegna stampa, per andare a sviscerare i problemi o gli argomenti che riteniamo più interessanti tra i tanti, evitando ovviamente accuratamente le fake news. In questo periodo di Covid-19 ne girano tantissime. Poi ci sarà un terzo momento, quello social. Andremo a pescare sui social, sui nostri social, le curiosità. Magari anche un po' divertenti, se possiamo utilizzare questo termine in questo periodo. Chiuderemo con l'aforisma della puntata di Parliamone Social. Ma diamo subito il via con Antonella Santuccione, che nel 2019 è stata eletta donna dell'anno in Svizzera. Lei è assolutamente uno scienziato abruzzese. Originario di Penne, nasce a Penne, ha comunque avuto la sua infanzia e adolescenza a Cepagatti e anche a Cugnoli. È attiva da anni nel mondo, nello studio della malattia, delle malattie della mente, del cervello e l'accesso alla medicina di precisione. Sta dando una grande mano anche alla regione Abruzzo, anche se oggi vive in Svizzera a Zurigo, con le sue conoscenze, che sono di altissimo livello, orgoglio d'Abruzzo, eccellenza d'Abruzzo, Antonella Santuccione. Amici carissimi, avrei voluto incontrarvi in momenti migliori e raccontarvi di cose interessanti ma più leggere. Oggi sono qui a Zurigo nella mia casa, è una domenica e ormai da più di 2 settimane sono coinvolta nella gestione dell'emergenza coronavirus per l'Abruzzo e per l'intera nazione, l'Italia. È un momento di estremo stupore, sofferenza e incredulità, però è anche vero che è un momento dove, dopo appunto lo stupore, l'incredulità e la sofferenza, bisogna accorciarsi le maniche ed agire, agire per implementare la migliore strategia che possa rendere questo momento storico il più facile possibile da gestire e che induca la minore sofferenza possibile. In questo io ho attivato il mio network, ho attivato le mie conoscenze europee, internazionali e stiamo ricevendo dei consigli di strategia che sono particolarmente importanti su come appunto fare il management della situazione e modelli che gli altri paesi stanno implementando e che potremmo eventualmente implementare anche noi. In tutto questo ringrazio fortemente l'intero Abruzzo, soprattutto l'amministrazione, la protezione civile, ma anche i colleghi che tutti i giorni si confrontano con me, mi raccontano e mi aiutano a capire e a gestire da remoto per quanto mi è possibile questa emergenza. Io contribuisco semplicemente perché ho a cuore il benessere, la salute e del paese, dell'Abruzzo in particolare, e metto a disposizione le mie competenze che non, per quanto non siano da epidemiologo, da virologo, però diciamo che sono relative all'ambito della diagnostica, all'ambito della gestione della sanità in senso più lato e soprattutto, ripeto, le conoscenze, il network necessario per fare il management di questa situazione nel miglior modo possibile. Il mio consiglio carissimo è quello di restare a casa, di cercare di utilizzare questo tempo nel migliore dei modi, quello
Quello che sappiamo è che una delle cose che aiuta è aiutare il prossimo, e in questo momento forse dedicarsi agli altri, anche se in maniera virtuale, può essere un modo per superare la solitudine, l'incertezza del futuro e quello che poi sarà domani. È un mio appello anche alle forze politiche e alle forze che amministrano il paese. Quello di cui il paese ha bisogno è comunicazione chiara. Comunicazione su come andremo a gestire ulteriormente la situazione, quali sono i tempi che si prospettano, per quanto sia possibile, perché qui ci vuole una sfera di cristallo, però quantomeno dare ai cittadini una prospettiva, rassicurarli, garantirgli che le cose di primaria necessità, quali la salute, il cibo, l'acqua, l'elettricità, tutte queste cose basilari vengano garantite. Queste non sono parole mie, è quello che raccomanda The Lancet, una delle più grandi riviste internazionali che si occupa di salute pubblica, tra le altre cose. Questo è raccomandato dal Lancet Psychiatry, quindi con un focus specifico nella salute mentale, la gestione appunto di questa quarantena che sicuramente non è facile per nessuno. E quindi lì si raccomandava espressamente al singolo cittadino di appellarsi alla solidarietà, quindi capire che quello che facciamo noi, qualsiasi cosa essa sia, ha un beneficio per il prossimo, e ai gestori di questa crisi appunto di far capire il perché, il per come e quello che andremo ad affrontare in maniera quotidiana e nel futuro. Una comunicazione chiara, cristallina, che rassicuri e che metta appunto il benessere collettivo e del singolo, per quanto queste due cose possano essere combinate al primo posto, è la chiave per avere un impatto che non sia troppo gravoso per la nostra psiche e per la nostra società. State forti, state dentro, muovetevi dentro casa per quanto vi è possibile, e tutto questo finirà, quindi guardiamo avanti. Seconda parte, seconda rubrica di Parliamone Social, Parliamone versione light. Ve lo dicevo prima, la rassegna stampa, la nostra rassegna stampa, in questi giorni, quello che ci ha più colpito, oltre al dramma sanitario del coronavirus e al suo propagarsi, è anche noi che siamo appassionati di sport e lo seguiamo abitualmente. E siamo davvero nostalgici e vogliamo che riparta al più presto, ma era inevitabile assolutamente la sospensione, il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo al 2021. Quindi rassegna stampa che verterà soprattutto su Tokyo 2020-2021, ma rimarrà la dicitura Tokyo 2020. Momento social, abbiamo dovuto fare una scelta, c'è tanto sempre sui social, andiamo un po' a svagarci con due nostri amici che hanno raccolto la sfida, sempre a casa di ogni settimana noi andiamo a casa di tante persone virtualmente e ci siamo concentrati sui palleggi di due ex calciatori. Uno addirittura di Serie A come l'attaccante Eddie Bivi, l'altro centrocampista di buon talento Fabio Montani, che hanno accettato la sfida e si sono messi a palleggiare in casa con un rotolo di carta e hanno fatto mirabilie. Caro Alfredo, non mi sfidare mai, ok? Ecco, ti servito. Ok? Allora, sfida accettata e adesso sfidiamo Sandro De Bonis. Ragazzi, mi raccomando, restate a casa. Un bacio.
Chiudiamo con l'aforisma, l'aforisma che può essere anche di speranza. E questo è il caso di questa scrittrice statunitense, Jodi Picoult, che ha scritto La capacità umana di sopportare è come quella del bambù, molto più flessibile di quanto avresti mai detto a prima vista. Contattateci se volete mandare la vostra idea, il vostro contributo. Attiveremo anche le telefonate, videochiamate attraverso Skype. Contattateci, il nostro numero lo vedete in sovraimpressione. Ciao da Paolo Sinibaldi, parliamone social.